Ecco il biglietto da visita, il benvenuto che l'amministrazione comunale di Taranto dà ai croceristi. Ci troviamo in Piazza Fontana, in un quadro davvero desolante, oltre ai cassonetti che vi abbiamo più volte descritto lo stato dei rifiuti, ma guardate, una fontana completamente spenta e poi, cosa assurda, la pavimentazione, lo vedete, è nera, è sporchissima, non viene pulita evidentemente da mesi, mesi e mesi. Sono con il collega Massimo Battista di Una Città per Cambiare Taranto. Massimo, un quadro vergognoso, cioè oltre le cose che noi abbiamo detto e ripetuto fino alla nausea, ma è possibile che in questa città un'opera che piaccia o no, comunque fa parte del patrimonio, no? È l'ingresso della città. Vedete lì in fondo le navi, i croceristi arrivano, superano, scendono dal ponte di pietra e la prima cosa in cui si imbattono è Piazza Fontana. Beh, non è un bel vedere, Luigi. Qualcuno questa settimana ha detto che la piazza era stata totalmente ripulita, non credo che questo è successo stanotte. Guardate, è totalmente, cioè qua si tratta soltanto di far arrivare una spazzolatrice, buttare acqua, ammoniaca, pulire fino in fondo questa piazza. Come dicevi tu, i rubinetti sono spenti. Il problema, Luigi, io lo ripeterò, ecco, avviciniamoci verso, lo ripeterò sino alla noia, qua parliamo di questioni ordinarie e in questa città diventa tutto storico. Guardate la caditoia, ecco, caditoia completamente ostruita, ostruita e tappata, rubinetti chiusi, guardate la melma, il verde. Luigi, tu mi conosci, io non è che voglio adesso disprezzare la nostra città, però purtroppo riconfermare ai vertici di chi dovrebbe tenere come una bomboniera la nostra città vuol dire che a qualcuno purtroppo gli piace questo stato delle cose. È un'amministrazione che non gira, non cammina e questi sono i risultati. Quando il vice sindaco Manzulli, nonché assessore allo sviluppo economico, al turismo, parla di sentiment, no? Il sentimento che ispira la visione di Taranto, che sentimento ispira questa immagine, Luigi, caro Manzulli? Luigi. Scusi, ecco, un secondo, e che sentimento ispira questa sporcizia immonda che sta sui mattoni? Luigi, il sindaco Rinaldo Melucci è prigioniero dei partiti e delle listarelle che sostengono questa maggioranza, perché un sindaco capace avrebbe messo al primo posto il bene della città, mettendo ai posti giusti le persone competenti. Il sindaco è circondato da persone che non conoscono la materia. Ecco, ritorniamo. Perché qui ripetita Juvent, no? Le cose ripetute fanno bene, guardate, guardate, ma da quanti mesi, scusate, ma qui, passatemi l'espressione volgare, c'è il sivo a terra, guardate, ma guardate un po', ma stiamo scherzando, Melucci, Manzulli, guardate, guardate. Questa è la vostra Taranto, questa è la città che voi amministrate e che noi cittadini non meritiamo certamente.